Ciao ragazzi, benvenuti alla nuova puntata di R-Calcio Show, calciomercato, notizie di calciomercato. Ciao Simone, ciao Gianmarco, eh, come avete visto non, non c'era la sigla, eh, c'era solo il countdown, non ho messo la, la sigla semplicemente perché nelle ultime due live eh, mi hanno tagliato la sigla per copyright, allora ho deciso di non metterla e così non... Eh, non mi tagliano i sei minuti della live. Iniziamo adesso con eh, una mezz'oretta di calcio in mercato, 14 notizie di mercato. Eh, iniziamo adesso subito. Eh, scusatemi anche per ieri che non ero in live, ma ho deciso di, di anche di prendere un giorno in più di riposo. Ero stanco ancora, non mi ero ancora preso eh, in forma da domenica scorsa al mare eh, sono arrivato tardi ragazzi luna di notte sono arrivato a casa con quel traffico che c'era lunedì ho fatto la live ma poi ero ancora stremato allora ho deciso di riposarmi martedì e partire oggi con il botto poi senza fermarci tutta la, tutta la settimana fino a domenica iniziamo subito con queste 14 notizie del calciomercato partiamo eh, sul Milan il Milan è a un passo da Caio York, il talento brasiliano del Santos che se ne parla da più di, eh, di molti giorni. Eh, contatto eh, con un contratto di 5 anni per il brasiliano, commissione da 5 milioni, sono un po' tanti e lo sappiamo. Eh, però, eh, se vuoi scommettere su questo ragazzo, eh, devi offrirgli e offerta confermata da 6 milioni per il Santo. Si attende solo che Il giocatore va in scadenza a un anno di, di contratto. Eh, il Milan lo vuole strappare già adesso, per non aspettare a gennaio per la, per la concorrenza, perché su lui ci sono anche altri club importanti. Già avevo dato la notizia un paio di giorni fa. Il Milan sta spingendo di averlo già alle corti in, in squadra in questa estate, offerto a 6 milioni, il Santos ne chiede 10. Si aspetta solo ok, ma si può anche chiudere anche a 6 milioni eh, di euro. Il Milan è, spera, anzi, non è che spera, è veramente pensa che può chiuderla. A 6 milioni R a Londra Si sa qualcosa in più Di Emerson Napoli uh, Emerson Napoli Si sì, Si è parlato anche della Roma L'ho dato anche uh, L'altra uh, L'altro giorno la notizia che c'era anche la Roma su Palmi Palmieri, poi alla fine è arrivato Vigna. il uh, Chelsea chiede 20 milioni, ragazzi: 20 milioni. Non so se Napoli, 20 milioni al Chelsea ne, ne offrirà, ma si. poi vabbè, vediamo nei prossimi giorni. Si scoprirà nei prossimi giorni cosa farà il Napoli. In questo momento non ha ancora fatto offerta, ha solo chiesto informazioni. Ma il Chelsea eh, chiede un'offerta molto, molto alta sui 20 milioni per un giocatore che. Negli ultimi due anni giocato, ha giocato molto poco. Ha fatto buono europeo quando ha, ha sostituito Spinazzola. Vediamo. Ma vediamo anche cosa vuole fare anche il Chelsea con Tuchel, Tuchel prima lo vuole vedere in ritiro. Poi si vedrà cosa vuole fare con eh, il giocatore ex, eh, ex Roma e ex Palermo. Poi eh, Arsenal. L'Arsenal vuole Manuel Locatelli. Occhio Juve. L'Arsenal e Mano e Locatelli, i Gunners, sono pronti a fare un'offerta al Sassuolo vicina alla richiesta di 40 milioni di euro, la cifra che vuole il Sassuolo dalla Juventus. Ad oggi il problema è che il giocatore, la volontà del giocatore non è di trasferirsi a Londra, ma preferirebbe altre destinazioni che quella della Juventus. Lui lo ha... Lo ha detto alla società vuole trasferirsi alla Juventus vuole a, a andare a giocare in una squadra molto importante per giocarsi le sue chance anche se l'Arsenal sappiamo che è un club che punta tanto sui giovani e, e ha visto in Manuel Manu, Manu, Manu Locatelli un potenziale importantissimo per, per il futuro dei Gunners l'Arsenal viene da, da anni deludenti non è più l'Arsenal degli invincibili che eravamo abituati a vedere una volta e però l'Arsenal è lì, vediamo cosa vuole fare Manuel Catelli. Però non è, non è così deciso di trasferirsi a, a Londra, non sarà facile convincerlo. Però intanto l'offerta al Sassuolo gli hanno fatto 40 milioni. Vediamo nei prossimi giorni cosa vuole fare. Ma occhio Juve perché l'Arsenal potrebbe soffiarti Manuel Catelli. Come ti sembra questo acquisto per il Mia? Sei felice? Ah, per Maiorke. Uh, sì, Maiorke. Caio York. Uh, Caio York è un giovane aspetto un futuro vediamo ragazzi è un conto giocare in Brasile è un conto giocare in Europa abbiamo visto che fino a fatto Pacchetta con il Milan ha fatto bene al Flamenco poi è venuto il Milan ha fatto poca roba è giovane cade di orche e vediamo lo voglio vedere prima dal vicino sono onesto eh. poi mercato Salernitana Stefan eh, Strandberg Atterrà stasera all'aeroporto del Napoli. Firmerà il contratto con la Salernitana. Arriverà a parametro zero. Un buon, un buon un ottimo acquisto per uh, i campani, per gli amici di Salerno. E eh, esperienza per ciò cioè, mi sembra che fa il ruolo centrocampista. Se non erro, adesso non vado a morire, non mi ricordo. Ma un ottimo acquisto per la squadra di Castori Poi andiamo sempre sul Milan Notizia Milan Che è un'altra notizia importante Milan prova a riportare a San Siro Anche Diogo Dalot I rossoneri preparano un'offerta di prestito oneroso Con diritto di riscatto Ma c'è distanza sulle cifre Il Manchester United vuole tra i 4 e 5 milioni di euro per il prestito Solo per il prestito Mentre eh, la prima offerta di Mina era più bassa, I ha dato, per, eh, il giocatore ha dato la priorità al suo ritorno in rosso nero, ma va trovato l'accordo fra le società. Lo United chiede, 4 mil, mh, chiede sui 4-5 milioni solo per il prestito, poi l'obbligo: quando, quando, cioè quando Mina vuole decidere di riscattare, chiede al minimo sui 18 milioni. Quasi su, sulla cifra di 18 milioni In totale c'è cioè tra il prestito Con i soldi di prestito 4 milioni Più 14 milioni Con le, la, il diritto di ricompra Cioè il Milan Su di lui c'è anche il Real Madrid Piace molto a Carlo Ancelotti Sarà un duello con il Real Madrid Per, per Diogo Dalot Però Diogo Dalot vuole, vuole ritornare nel Milan Vuole ritornare nelle corti di Stefano Pioli anche se Milan uh, deve vendere prima uh, Se vuole fare giocare Dalot come terzino destro Deve vendere Andrea Conti Perché già c'è Calabria Adre eh, Andrea Conti e anche Calulu volendo eh, Perché Calullo può fare il sede del centrale E anche il terzino destro Poi andiamo Mercato Atalanta Atalanta è interessato a Boga del Sassuolo eh, Piace molto a Gasperini Non so Cosa può centrare Boga nel gioco di Casperini O se Casperini decide di cambiare il modulo del gioco a Passare a 3-4-3 perché lui gioca un 3-4-1-2 E Boga non può fare il trequartista Non può fare la seconda punta e la prima punta Vediamo eh, però eh, e tanto l'Atalanta ha messo eh, negli occhi il, diciamo, il giocatore importante del Sassuolo Ex Primavera e Under-23 del Chelsea che non ha mai giocato e mai esordito con la maglia eh, dei Blues con la prima squadra. Poi eh, Inter, da un po' di giorni che stiamo parlando di Nandes, eh, si avvicina molto Nandes all'Inter in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare un obbligo di 20 milioni di euro al raggiungimento di determinate condizioni. Ha concordato condizioni personali per un contratto fino al 2025 con l'Inter a 3 milioni di euro all'anno si sta avvicinando la trattativa, l'Inter eh, metterà nel pacchetto Dalbert, Nigolan e anche Pina Monti che non entra nei piani di Simone Enzaghi siamo, siamo quasi alla chiusura di Nandez all'Inter manca poco, mancano pochi dettagli e poi Via Libra al trasferimento dell'Uruguayano Nandez eh, all'Inter nelle corti di Simone Inzaghi. Poi il mercato anche di Serie B. Andiamo anche dalla Serie B della Spal che dopo un brutto, una brutta annata della scorsa stagione vuole puntare subito, eh, secondo anno, la, eh, il ritorno in Serie A. La Spal ingaggia il terzino Alessandro Tribaldelli del Cagliari, ex anche Sassuolo, per eh, 300.000 euro più un. Un 100.000 euro di bonus, che è sui 500.000 euro in caso di promozione in Serie A. Contratto triennale: se lo, uh, sì, sì, no, non, è, non è obbligo. Firmerà un contratto triennale il, il giovanissimo promettente del Cagliari, ex Sassuolo. Un ottimo acquisto per la spalla, visto che vuole vuole fare bene quest'anno dopo un brutto fallimento la scorsa passata stagione vogliono puntare alla promozione in Serie A e Tre è uno che ha anche esperienza anche in Serie A l'ha pure fatta poi rimanendo sempre in tema Serie B la regina ci prova per Samuel Di Carmine dall'Ellas eh, dall Verona in uscita dal Verona non è più eh, né, non fa più parte della Rosa Di Francesco non lo vede è eh, messo sul, sulla finanza del mercato la regina lo, lo vuole eh, esperienza e eh, di calme l'ha fatto bene anche in serie b ha, ha esperienza in serie a sarebbe veramente un colpaccio per eh, gli amaranto e eh, migliani de, eh, della regina poi torino mercato torino torino ha aperto le trattative con l'agente alessandro lucci per manco Marco Piazza che rientra dal prestito dal Genoa alla Juventus. La Juventus uh, ormai ce l'ha. Questo giocatore lo sta facendo girare in tutte le parti da, da un po' di, di anni. Saranno 5-4 anni che lo gira in prestito. E in questo momento c'è il Torino. Il Torino uh, lo vuole prenderlo, ma non con un prestito, ma a titolo definitivo. E, e intanto sta parlando con, con il suo agente Lucci per vedere se si può fare questo colpo Sarebbe un ottimo colpo per il Torino di Juric Poi mercato estero che interessa molto anche agli italiani Perché il Tottenham sta lavorando per, per ingaggiare un nuovo difensore centrale Nella uh, lista di paratici ex Juve Ci sono Demiral della Juventus Cristian Romero dell'Atalanta e Jules Gond eh, Gondé del Siviglia. Eh, il primo nome forte è quello di Cristian Romero Paratici eh, ha aperto la trattativa con l'Atalanta ieri ha parlato anche per Cassi per Cassi ha detto eh, se arrivasse un'offerta giusta per Romero partirà partirà solo se in caso arrivasse un'offerta giusta il Tottenham di, eh, di Paratici e di, eh, di Espirito Santos, che è il nuovo allenatore del Tottenham, vogliono il, il difensore argentino che ha fatto bene anche in Coppa America con la, con la sua nazionale. Eh, peccato per l'Atalanta l'Atalanta se, se riesce a fare eh, un, un, anche un, una grandissima eh, plusvalenza per questo giocatore fa un capolavoro, ce cioè l'ha pagato poco dalla Juventus, io dico ancora come caspita ha fatto la Juventus a venderlo così poco all'Atalanta e adesso l'Atalanta lo venderà quasi sui 30-40 milioni, perché su quella cifra penso l'Atalanta lo venderà e non di meno. Però occhio anche alla Juventus perché se in caso eh, Romero non si facesse con eh, il suo arrivo al Tottenham, il Tottenham è anche su Demiral della Juventus. Che non è che ha brillato bene in questi ultimi ultimi due anni, è un giocatore che, che forse si aspettava tanto per quello che aveva fatto a Sassuolo, poi sei mesi a Sassuolo, poi rimanendo poi. No, no, rimanendo, Andiamo anche nelle squadre minori della serie A dallo Spezia, perché lo Spezia eh, ha trovato l'accordo per Kevin A allo Spezia da Tolosa per 3 milioni e mezzo, contratto fino al 2025 2025 ottimo colpo dello lo spezza dalla Ligan eh, Kevin Amian poi eh, andiamo anche dalla serie C questo che eh, qua mi seguono pure alcuni dalla serie C colpo Modena del Modena, Modena ricordiamo che ha il nuovo allenatore Tesser uomo delle, eh, del record, promozioni eh, dalla serie C alla serie B anche dalla serie B dalla serie A ricordiamo quello che ha fatto con Novara eh, il Modena di Tesser ha preso il, cap il capitano del Catania, Tommaso Silvestri, contratto triennale per il giocatore ex Catania. Ormai diciamo. Poi Inter. Sempre. Ritorniamo all'Inter. Eh, mercato in uscita. Perché Arturo Vidal e Rajan Angolan lasceranno l'Inter quest'estate. È sicuro. Non sono nei piani di Simeone Inzaghi Gli stipendi sono troppo alti, 6 milioni e mezzo all'anno. Vidal e 4 milioni e 8 prende Nigeria Complimenti al genio che gli ha offerto questo eh, ingaggio: non so se è stato Piero Ausilio o Beppe Marotta. Ma questi giocando poco e giocando pure male si pigliano i soldi. Complimenti, vanno fatti gli applausi sia a Nangolan che a Arturo Vidal. E i Nerazzurri parlano di una possibile rescissione del contratto. Possibile rescissione del contratto di Vidal e di Nangolan. Ma penso più uh, Arturo Vidal perché l'Inter con Nangolan sta, uh, lo sta trattando, mettendo nel pacchetto, uh, nell'affare Nandes con il Cagliari. Abbiamo già capito, Vidal e Nangolan non fanno più parte nella rosa di Simone Zaghi. Forse con Conte, non so, potevano aver aver una chance. Vidal, regolavo, non ha fatto una grandissima stagione eh, con Antonio Conte, anzi ha fatto più danni che, che ha regalato gioie. Infatti l'Inter ha vinto il mercato, cioè il mercato, ha vinto il campionato, grazie a quando Conte ha capito che Vidal stava facendo i danni e ha messo Christian Eriksen lì al, al suo posto. Da lì è, è partito il cammino dalla vittoria del campionato dell'Inter, diciamo. Poi mercato, andiamo uh, Ultima uh, notizia del, uh, di queste 14 notizie di mercato. L'ultima notizia è sulla Sampdoria, perché la Sampdoria è interessato per l'esterno offensivo del Friburgo, Vincenzo Grifo, l'abbiamo visto pure anche in nazionale. In Germania eh, Vincen eh, Grifo, Vincenzo Grifo, sta facendo anche bene, non sta facendo uh, brutte figure. Il suo lo sta facendo bene, ha fatto bene all'Offenheim, ma sta facendo pure uh, bene al Friburgo. Possibile un suo trasferimento nella sua patria in Italia, uh, in, uh, in Genova, nella casa dei blu cerchiati della Sampdoria di Ferrero. Vediamo se si può concretizzare questa trattativa nel suo arrivo a Genova, uh, nelle corti della Sampdoria. Queste sono state le notizie di del calciomercato. Del uh, un tifoso delle lecce, hai notizie? Eh, sul le eh, su Lecce sto lavorando eh, finora non ho ancora trovato nessuna notizia. Già eh, nota Marco. Come hai visto? Sto portando anche notizie anche dalla squadra di Serie C e di serie B. Quando eh, avrò qualche notizia, la, la porterò anche da eh, alcune squadre della serie B e della serie C. Questi due giorni che ho fatto di mercato ieri, cioè oggi e l'altro ieri ho portato anche notizie della serie C e della serie B anche nei prossimi giorni se saprò qualcosa delle minori cadette della serie b e della serie c le porterò non, non è che non, non le porterò anzi li porterò state calmi di ogni squadra che qualsiasi notizia avrò la porterò queste sono state le notizie del mercato seguitemi sui social se volete eh, anche lì le posterò le notizie se, eh, più tardi se entro stasera usciranno nuove notizie di mercato li posterò fate appunto esclamativo instagram seguitemi pure su, sui social insta seguitemi lì eh, fate appunto esclamativo instagram seguitemi su instagram perché lì pubblicherò forse altre notizie di mercato eh, quasi tutti i giorni diciamo e poi le riporterò anche qua in live su twitch grazie di, di avermi seguito ragazzi ci vediamo domani per nuove Notizie del calciomercato E sabato Prendete anche nota Sabato ci sarà La reaction amichevole del Milan Contro il Modena Doveva esserci contro la Juventus Non hanno trovato l'accordo dell'amichevole E il Milan alla fine ha deciso di farla con il Modena Sabato reaction amichevole Ciao ragazzi ci vediamo eh. Alla prossima